Il clandestino, allora siamo qui con quelle che potremmo definire in puro stile patriarcato le donne di Edoardo, esatto. Anzi in questo caso le donne puro di Luca, donne di Luca. Molto ridere, donne di Edoardo, non di Travaglia, proprio di Edoardo. Edoardo, esatto, perché la gente a casa capisce certo. Meglio giustamente, e quindi abbiamo Alice Arcuri e Lavinia Longhi, quindi insomma partiamo dal passato, andiamo per gradi insomma. Andiamo. Raccontiamo un attimo di questa donna che poi è al centro del mistero, perché è proprio quella accusata di aver insomma, causato l'esplosione che poi farà perdere il lavoro a Travaglia. Fosse solo il lavoro, sì, è passato ma anche molto presente, perché Khadija rimane un pensiero costante per Luca, non riesce a mettere insieme i pezzi, non riesce a far pace con queste ipotesi, non ci crede fino in fondo. Qualcuno gli dice che deve accettare la realtà, che le cose sono andate così, ma lui non riesce a trovare niente nei suoi ricordi che lo porti a pensare che questa donna che ha amato moltissimo l'abbia tradito. Infatti non c'è traccia di questo in quello che noi vediamo, no? della loro storia d'amore, in nessun modo. E poi non so però quanto ti posso dire per non spoilerare. Sperava. Sicuramente non è quello che sembra. Ma tra l'altro ti ha fatto strano, questo il tuo è un personaggio veramente particolare, sì. Perché è un personaggio che esiste solo in flashback praticamente. Sì. Quindi tu in realtà sì, hai recitato, ma tutta la tua parte sì. È tutto un flashback continuo, ti ha fatto un po'... No. Cioè, in realtà non cambia nulla. Non sarei resuscitata miracolosamente come avviene in tante... Beh, questo... In tante serie, almeno ce l'auguriamo. Questo ovviamente sì. Cioè... Giustamente. Invece Carolina... Sì. Rappresenta il futuro. Aha. Conosciuta per motivi lavorativi e poi i famosi opposti si attraggono, no? Diciamo, va sempre già, a finire già, così. Già. Che cosa posso dire di questi opposti che si attraggono? Sono opposti a livello esteriore come modo di vivere, come modo di vivere il mondo e di guardare al mondo. In realtà sono similissimi. In realtà c'è un momento preciso in una scena precisa che andrete a vedere nell'episodio 5 in cui capiscono di avere qualcosa di profondamente forte in comune. Cioè hanno preso delle grandi mazzate dalla vita. Lui evidenti, lei le nasconde, come tutte le signore da bene milanesi che sono piene di cose da fare così, a fare giocoliere, in realtà sotto ha dei dolori molto forti. Ha un passato un po' oscuro, del quale non si capisce perfettamente bene la sua origine. È una donna molto insicura, è una donna incompleta che non sa qual è la sua funzione nel mondo. Una volta essersi smarcata, diciamo, problematica, tra virgolette, o di essere madre, di essere moglie, alla ricerca di qualcosa di sé. Questo incontro quindi avviene tra due persone zoppicanti nel mondo. Sono due, come le definirebbe De André, due anime fragili. Ed è bello che si incontrino due anime fragili nei corpi di due persone che sembrano così diverse. Ed è tutto collegato anche alle domande che ci siamo fatti stamattina, no? Sul pregiudizio degli altri, su quanto si possa sapere dagli altri, quanto c'è la necessità nell'essere umano di andare al di là di qualcosa, perché scopriremmo che abbiamo tutti gli stessi problemi, tutti siamo ossessionati dalle stesse domande, piccole, medie e grandi. C'è chi pensa di più, chi pensa e fa finta di non pensare. Lei è una che pensa e fa finta di essere meno di quello che è. L'incontro con lui le regalerà probabilmente la libertà. Ecco, ma prendendo spunto proprio dal tuo personaggio, che insomma ha paura di questo stalker. Sì. No? A voi invece è capitato di avere degli stalker nella vita? Beh, io qualcuno che mi scrive... O comunque qualcuno molto insistente. No, perché sono una donna che, come dicevo prima, sono cresciuta tra i maschi. Ho avuto delle difficoltà sul lavoro, molto spesso, a dovermi difendere, nel senso non sono mai arrivata alle mani, ma un paio di volte ho detto sono una donna, ma io comunque adesso ti aspetto sotto, fuori, e ti spacco la faccia. Poi mi rivolti, ma comunque questa cosa non deve essere fatta. Però, oddio, mi stai... Tu invece hai avuto delle reazioni simili? No, per fortuna no, non ho mai avuto questo tipo di problemi.
Ma tetta, perché adesso che ovviamente andrà la serie, la si moltiplicheranno gli ammiratori e anche di conseguenza qualcuno che... Ma su Instagram qualcuno che ti dice delle robe, vorrei essere il tuo sugar daddy. Queste cose qua, vabbè. Ah, sì, che è sugar daddy. Sì, vabbè, ma dai, è ma no. Positiva. Insomma, diciamo che poi quando diventano haters... Bloccati. Però blocco. Ecco, da chiamare stalker. No, stalker no. Mi fa molto strano che le persone ti immaginino, è un lavoro particolare il nostro, ti immaginano essere chissà che cosa, poi ti vedono, secondo me rimarrebbero profondamente delusi, perché poi siamo tutte davvero abituate, cioè abituate, io sono una boomer, sono gestire questo Instagram, cioè faticosissimo, era meglio quando ci si scriveva le cartoline, si apriva la... apposta. Anche tu hai questo rapporto con i social? Sport. Vabbè, io sono ridicola. Capisci? Nel senso che non li ho usati per 10 anni, adesso ultimamente, diciamo, Instagram un pochino, giustamente mi hanno detto forse è meglio, che sicuramente posterò un sacco di cose per la serie, no, però no, sono molto boomer anch'io in questo. Benissimo, l'ultima cosa, telegraficamente, è Edoardo, insomma, il nostro protagonista, il vostro uomo, insomma, sì. Diciamo che siete invidiate, insomma, da tutte le donne d'Italia. Ah, questo sì. Insomma, vedete. Ma ci sarà qualche uomo d'Italia? Ma che capirai. Sì, qualche uomo, le mie amiche conoscenti mi hanno detto di tutto e di ogni. Cioè, io sarei una stronza, bastarda e tutto quanto perché vivo una storia d'amore con lui. Sì, 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 molto invidiata, devo dire. Sì, no, io sì, invidiata, certo. Vabbè, prima... dire una roba brutta, ma prima ho lavorato con Argentero, è un po' come dire preferisci, che donna sfortunata, preferisci la montagna o il mare, e tu dici vabbè una settimana al mare, una settimana alla montagna, no, quello che si può dire di Edo è che è buffo, cioè è proprio un uomo buffo, è simpatico, è un buon termine, e a me faceva tanto ridere, dopo diciamo che già al provino è nato qualcosa che siamo messi a ridere perché Rolando ha detto ho trovato una posizione che allora tu prendilo in braccio, ma sono grosso, piglialo in braccio, mi ritrovo con lui sdraiato, io tipo una Madonna, quindi la pietà di Michelangelo, lo guardo e dico oh, Benì adesso tu mi vedi le caccole nel naso, e mi fa sì ma ti prego vai, io c'ho la forfora, dico ok a posto, cioè lo stesso senso dell'ironia. E poi è un artigiano e non è una, nel senso c'è questa grande distinzione tra star e attori. Leo è una star perché è famoso, fortemente famoso, ma rimane comunque un artigiano e questo certo. Nel lavoro c'è perché è pari a tutti gli altri e si appassiona a quello che fa, alle scene. Se non tornano e non girano, si riscrivono, ci troviamo un accordo ed è umile. E quindi è veramente una persona speciale, se ci invidiano fate molto bene. Bene, allora in attesa di vedervi insieme al vostro caro artigiano e la sua agenzia, dateci l'appuntamento. Lunedì 8 aprile, in prima serata su Rai 1, Il Clandestino. E per chi se lo perde? RaiPlay. RaiPlay. Perfetto, grazie. Grazie. Convinti.